È questione oramai di giorni, il reddito di cittadinanza decollerà come stabilito dal governo. Abbiamo provato a capire a Ostia chi si sta informando, quindi a chi potrebbe tornare utile questa nuova forma di aiuto studiata dall'esecutivo per le persone in difficoltà. Il reddito di cittadinanza non è complicato. La cosa principale da fare è richiedere l'ISEE, che sarebbe il documento che attesta il reddito del nucleo, della famiglia, e che non deve superare i 9.360. Se sta in questi parametri, può chiedere il reddito di cittadinanza. Qui da noi, nella sede qui di Ostia, diciamo oggi, io personalmente dal 6 a oggi avrò preso 50 appuntamenti. Quindi, diciamo, la media è abbastanza alta. Ma la maggior parte sono giovani, però insomma c'è pure qualcuno, diciamo, con età più avanzata. A seconda che ci si rivolga alla sede di un sindacato o ad un CAF, il profilo del cittadino che chiede informazioni sul reddito di cittadinanza cambia. Sono venute diverse persone, tant'è vero, come potete vedere, le pratiche, queste sono tutte quante le richieste che sono state fatte e ovviamente non tutti sono poi risultati idonei a chiedere il reddito di cittadinanza. Comunque diciamo che le fasce d'età sono più, diciamo, intorno dai 30 ai 60 anni, sì. Giovani pochi, veramente pochi, sì. Quindi uomini o donne? Prevalentemente. Sì, no, maggiormente donne. Evidentemente servirà ancora tempo per capire a quali cittadini sarà utile il reddito di cittadinanza. A tal proposito abbiamo chiesto all'avvocato Francesca Scoppetta dell'Associazione Pro d'Italia, impegnata da anni con i cittadini e le imprese sovraindebitate, di tracciare il profilo dei nuovi poveri. Le persone in difficoltà sono persone generalmente ricomprese tra i 40 e i 55 anni. Sono persone che hanno perso il lavoro, nuclei familiari in cui uno dei due coniugi può aver perso il lavoro o essere stato posto in cassa integrazione e che quindi hanno dovuto ridimensionare il loro bilancio familiare, ridurre le loro spese e a volte non riescono a far fronte a tutti gli impegni economici già assunti, come il pagamento del mutuo, il pagamento di alcuni prestiti necessari come quello per la macchina o per la famiglia in generale, per le esigenze della famiglia in generale, e molto spesso si arriva a situazioni di impoverimento tale per cui non si fa fronte più alle bollette o alle cure mediche, che è ovviamente qualcosa di indispensabile. Solo quando il reddito di cittadinanza sarà decollato si potrà capire se questa forma di supporto alle persone in difficoltà sarà riuscita nel suo obiettivo e fino a che punto.